vede anche cittadini, diciamo, che con noi non hanno condiviso questa esperienza, per cui una partecipazione più ampia per sensibilizzare, informare su questa vicenda di questo icomostro che mi sta alle spalle, questa antenna di 35 metri. Vorrei ricordare che questa antenna è stata, come dire, montata grazie all'approvazione di questa amministrazione e che le associazioni, gli abitanti della selva che sono state consultate si erano dette contrarie all'installazione di questa antenna. Ciò nonostante, eccola qui alle mie spalle. Non solo, ma proprio ieri, parlando con un amico in piazza, c'era un'iniziativa in solidarietà con Gaza, la televisione non dice niente, ma a Gaza si continua a morire in maniera, succedono bambini, donne, persone inermi, disarmate. E una persona mi diceva che per un'antenna molto più piccola di questa, per un'antenna molto più piccola dell'antenna figlia che vediamo alla mia destra, per un'antenna che è stata installata a circa 100 metri dalla scuola elementare Colludi a Fasano, è stata anche mascherata come con una specie di cammino che la involucra, per questa antenna, dicevo, il possessore della casa prende un affitto annuale di circa 30.000 euro. Ci siamo? Per questa antenna il comune di Fasano percepisce la cifra di 12.000 euro. A me i conti non tornano, non so a voi, secondo me c'è qualcosa che non funziona, non so se voi condividete questo tipo di infezione o di impressione. Cosa è successo? Perché il comune di Fasano, contrariamente al parere delle associazioni, contrariamente al parere dei cittadini, contrariamente a tutto, ha accettato non solo di installare questa antenna, ma a un prezzo che è al di fuori di qualunque logica di mercato. Sarei proprio curioso di capire cosa è successo. Ieri ho invitato, ieri avantieri, questi giorni, una serie di persone a partecipare a questa iniziativa. C'è qualcuno molto amico che in maniera molto sincera mi ha detto: sì Jenny, sì è vero, io verrò domani alla selva, domenica verrò alla selva, sono tra di voi, però ti confesso che ho qualche perplessità, perché non possiamo essere contrari alle nuove tecnologie, non possiamo essere contrari allo sviluppo, al progresso, abbiamo poi tutti i telefonini, abbiamo bisogno di questi ripetitori, ma io, ecco, ho detto vieni alla selva così ne parliamo. Il problema, vorrei ribadirlo per la terza volta, è che noi non siamo contrari al telefonino, non siamo contrari al progresso, non siamo contrari allo sviluppo. Il problema è se era proprio il caso di installare l'antenna di queste dimensioni in questa zona, se non si poteva localizzare in un altro posto e se comunque sono state fatte tutte le valutazioni di rito. Perché, ripeto, quando ho valutato l'impatto di una tecnologia come questa, non bisogna prendere la singola emissione, ma bisogna sommarla a tutte le emissioni già presenti nella zona e capire se una somma di tutte queste onde elettromagnetiche può fare bene ai cittadini oppure può sostituire il forno a microonde. Bisogna capire semplicemente questa cosa. Detto questo, noi cosa stiamo facendo? Oltre a informare e sensibilizzare, abbiamo promosso con tutta l'opposizione una mozione in consiglio comunale affinché venga rivista la delibera di installazione di questa antenna. Stiamo cercando di studiare con il nostro pool di legali di vedere se c'è una possibilità attraverso un'azione legale giudiziaria di trovare gli estremi affinché questa antenna possa essere smontata. Ma non solo, siccome il nostro gruppo fa anche politica, oppure ha l'ambizione di fare politica, ci poniamo il problema di ogni iniziativa che facciamo deve essere innanzitutto discussa tra la popolazione, deve essere condivisa, devono essere valutati gli impatti sulla salute e sull'economia del paese e ci vuole la programmazione, cioè qualunque cosa si faccia bisogna inserirla all'interno del contesto. E qui mi sembra che alla selva la politica di questa amministrazione vada nella direzione esattamente opposta a quella che proponiamo noi. Si fanno le cose contro la volontà delle persone, si fanno le cose con
impronta decisamente antieconomica, 30.000 euro contro 12.000 euro l'anno per un'antenna molto più grande, e si fanno le cose contrarie a qualunque logica di programmazione. Questa antenna, sommata alle antenne che stanno dell'aeronautica più in là, sommate le altre antenne sparse sul territorio. Io sarei proprio curioso di fare un censimento di quante antenne stanno a Fasano e vedere un po' in che condizioni siamo messi. Detto questo, io invito tutti i cittadini, le persone che sono qui presenti, è vero, diciamo, siamo sempre, non siamo sempre le stesse persone, diciamo che le persone vanno, vengono, c'è uno scambio, poi diciamo è anche piacevole stare, siamo stati anche fortunati perché con tutto quello che è successo, la tromba d'aria, la pioggia eccetera, grazie al cielo ogni domenica abbiamo avuto un tempo buono, anche oggi abbiamo avuto il tempo buono, speriamo, incrociamo le dita che continui così fino al termine di queste giornate che vi ricordo si concluderanno il 16 dicembre. Inoltre vi ricordo che il 21 dicembre stiamo organizzando un'iniziativa con delle persone competenti in maniera scientifica sulle onde elettromagnetiche per valutare l'impatto ambientale di questa nuova tecnologia. Iniziativa che non avremmo dovuto fare noi, avrebbe dovuto fare questa amministrazione, e non dopo l'installazione dell'antenna, ma prima di installare un'antenna. Non è che prima ci facciamo rubare i buoi e poi chiudiamo i cancelli, è una cosa assurda questa. Secondo me queste cose succedono soltanto a Fasano, io non le sento in altri posti, non le sento, è una cosa veramente assurda. C'è una politica precisa di questa amministrazione, giratevi alle spalle, guardate le condizioni in cui versa la cassina municipale, ricordate cosa è successo quest'estate. Qui la selva era o morire, tant'è vero che spontaneamente è nata un'associazione per promuovere delle iniziative per rivitalizzare la selva. Quindi cosa vuol dire? Vuol dire che c'è un progetto lucido di mandare la selva in malora, di non organizzare più niente, affinché poi qualunque progetto di rivitalizzazione sia accettato senza alcuna resistenza, senza alcuna opposizione. Che cosa si vuol fare? Lo sappiamo tutti. Si vuol mettere là dentro una mega sala piena di slot machine che hanno rovinato la vita a intere famiglie che sono ridotte sul lastrico. Basta vedere qualunque giornale, anche quelli oggi, sai, questi giornali, questi settimanali che girano nelle famiglie, per leggere di storie incredibili sui videogiochi. E questo è il modello di sviluppo che è in grado di concepire questa nostra amministrazione. Noi continueremo in questa battaglia. Nelle battaglie si può vincere o si può perdere, però bisogna farle. Bisogna farle perché bisogna far capire a chiunque andrà ad amministrare da oggi in poi sul comune di Fasano che non c'è una popolazione supina disposta ad accettare qualunque tipo di vessazione, ma c'è una popolazione attiva che vuole essere rispettata e vuole essere governata come le città moderne avanzate del territorio che ci circonda. Cisternino, Locorotondo, Nuci, vediamo come vengono organizzate le cose qui intorno, è sufficiente questo, diciamo. Questa cosa in sé è una denuncia contro la politica di questa amministrazione. Io vi ringrazio, passo, vorrei dire solo una cosa, una piccola nota a margine. Domenica scorsa il duo Flowers suonava qui, evidentemente la cosa gli è piaciuta, sono tornati, li ringrazio, e tra il pubblico c'era Renzo Bagorda, il fratello di Giacomo. La nostra Catiuscia, il nostro diavoletto di Maxwell proprio, è andata subito ad abbordare Renzo per invitarlo a suonare. Io non so come, che tipo di dialogo ci sia stato tra i due, ma immagino, e correggetemi se sbaglio, che Renzo si sarà chiesto una cosa soltanto: se questa cosa era giusta o sbagliata, e dopodiché eccolo qui. Quindi ringrazio Joe Flowers, ringrazio Giacomo Bagorda, Renzo Bagorda e Loredana Carparelli per la loro cortese e squisita disponibilità, e passo la parola a Vito Bianchi. Grazie.